Ancora a casa, ma in un'ottica diversa, perché priorità per l'esecutivo è quello legato agli sgomberi, in particolare delle case abusive occupate. Questo governo ha dato il via alla guerra contro le occupazioni abusive lungo tutto il territorio nazionale, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni. Si è cominciato a fare quello che non si faceva prima, ossia procedere con gli sgomberi. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Il piano del governo per liberare le case occupate abusivamente è già operativo. I primi sgomberi sono stati portati a termine nei giorni scorsi. Oltre un centinaio tra Roma, Milano, Torino, Napoli e Foggia. Altri sono in programma a breve. Il principio è chiaro: intervenire sul patrimonio pubblico serve a restituire quelle case al circuito legale, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. E così a Napoli un intero edificio da anni nelle mani della camorra è stato sgomberato, così come tre alloggi in zona San Basilio a Roma che venivano utilizzati come basi di spaccio. Solo l'inizio di un programma a lungo termine. Gli alloggi sottratti ai legittimi proprietari sono talmente tanti da rendere quasi impossibile un calcolo preciso. Solo nella capitale si stima che le case occupate siano più di 7.000, 92 gli stabili, ospiterebbero circa 12.000 persone. Ma il fenomeno è diffuso in tutto il paese. Secondo una prima mappatura sarebbero un centinaio gli immobili che dovrebbero essere liberati a Catania e a Reggio Calabria, 200 a Genova, una ventina a Venezia, 17 plessi abusivi a Palermo, che equivalgono a circa 3.000 appartamenti. È una situazione intollerabile, ha commentato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Il fatto che un governo dichiari di volersene fare carico è un'ottima notizia.